secondo me ha fatto un inizio di campionato sopra le aspettative, sopra quello che diciamo, gli indizi di pre-campionato ci dicevano, considerando che hanno avuto in casa, hanno giocato in casa con Meloni e Livorno, perdendo soltanto insomma, nei minuti finali, sono andati a Carrara e hanno vinto a Carrara contro la CMC Carrara e l'ultima diciamo, di campionato hanno giocato a Prato e si sono tenuti in partita per più di tre quarti. Domenica pomeriggio alle 18:15 l'Amen Scuola Basket Arezzo al Palasport Estra ospiterà per la quinta giornata del campionato di Serie C la Vismedele Siena. La partita contro la storica società senese è diventata un classico delle ultime stagioni, dove le strade con i gialloverdi si sono incrociate in più occasioni. La Vismedele Costona, allenata da coach Francesco Braccagni, ha ottenuto un successo in questo campionato battendo a domicilio il Centro Mini Basket Carrara. Nelle altre tre gare disputate, la partita con Pontedera è stata infatti rinviata a causa concomitanza con il Palio Straordinario, ma in tutte le uscite i senesi hanno affrontato squadre di primissima fascia come Meloria, Prato, oltre appunto a Carrara, e in tutte le partite se la sono giocate sempre alla pari con avversari. Compagine giovane ma talentuosa, la Vismedele si basa principalmente sul potenziale offensivo del trio Bruttini, Tognazzi, ben in casa, capaci di trovare la via del canestro con estrema facilità. Come forse tutte, ecco, una partita che può prendere una piega molto positiva o un andamento, diciamo, molto equilibrato. Questo dipenderà anche e soprattutto da noi. L'Amen dovrà dunque lavorare con grande attenzione in fase difensiva, fondamentale che in questi ultimi momenti della partita vinta largamente a Pontedera sabato scorso non ha funzionato a dovere, tanto che gli Amaranti hanno subito nel secondo quarto ben 25 punti, dando così spunti di lavoro importanti allo staff tecnico della scuola Basket Arezzo. Ferma ancora ai box Castelli, l'Amen si augura di poter contare sull'appoggio del numeroso pubblico amaranto in una partita che si preannuncia scoppiettante. Palla 2 domenica 4 novembre alle 18:15 al Palasport Estico. Penso che la chiave è sempre quella di far fede tanto alle proprie situazioni, a ciò che noi alleniamo d'agosto. Non mi piace tanto adeguarmi in base agli avversari, vorrei ecco, imporre le nostre regole, le nostre cose sia in attacco che in difesa. Arbitri dell'incontro, i signori Sgherri di Livorno e Panelli di Montecatini Terme.